Io, cioè, praticamente è volata questa puntata. E sì, stiamo per presentare l'ospite di oggi che vi abbiamo annunciato, Nicole Murgia, presente qui con noi agli studi di Radio Roma. Grazie, grazie. Ciao Nicole. Ciao. No, grazie a te, siamo contentissimi che sei qui, anche perché sei veramente fresca fresca di riprese, tra l'altro qui vicino, perché Cinecittà World è tipo a 10 minuti da qua, in siamo realtà vicinissimi. Vicinissimi. Sì, sono state 5 settimane molto vero, intense. Quando avete finito di girare Din Don? In realtà venerdì scorso. Proprio tipo adesso. Esatto. Ok, allora ciao Lori. C'è Lori. Io vi lascio, allora, da soli. Dai, basta questa cosa. Allora, no, mi fa ridere. Intanto, per chi ovviamente non ci può seguire nel fuori onda, nel backstage, stiamo parlando di segni zodiacali, perché Lori, come sapete, chi ci segue fa Astrolori, che è la rubrica dedicata ai segni zodiacali, quindi partiamo subito da quella roba lì, almeno ce la togliamo. Sì, sì, partiamo. Prego, subito. Lori, allora, Nicole, sui nostri ospiti, facciamo così, vai. È dei pesci, mi ha spoilerato. 22 febbraio, pesci. Però attenzione, ascendente gemelli, quindi cosa possiamo dire su pesce? Bel segno, pesce è un bel segno. Donna, io ho le mie due migliori amiche, sono tutte e due dei pesci, quindi tu immagina. E lui è dei gemelli, e purtroppo è anche lui è uno dei miei migliori amici, quindi ti dico che è un bel connubio. E ti ho chiesto in fuori onda, però bisogna dirlo, sei fidanzata? Sì. Con partiamo un acquario, subito. Partiamo subito. Sì. Magari non lo voleva dire. No, no, vai. Allora vai. Si è lasciata. Me l'ha detto un minuto fa. Vabbè, ma adesso ti lascio. No, ma perché? No, in realtà devo dire, pesci e acquario. E io voglio sapere questo, Lori. Cioè, adesso dimmi, perché a me piace questa cosa qua. Quindi voglio sapere, funzionano pesci e acquario? Togliamoci subito Ciassolini, vai. Sì. No, però l'acquario, sai cos'ha? Scusa, i pesci dove devono stare? L'acquario, nell'acquario. Anch'io ho sempre fatto questo ragionamento. Vabbè, ma è perfetto. No. Triste. Sì, abbiamo iniziato le freddure. Tristissimo. No, volevo dire che però cioè, io non posso farlo. No. Vabbè, dai, dimmi. No, allora ridevo già da prima, quando eravamo lì nel salottino, perché sapevo che sarebbe successo tutto questo, no? Questi siparietti divertenti. E quindi per questo vi dicevo, vado via, perché sai, la quota femminile comunque qui dentro non siamo tante donne. Devi sapere. Quindi siamo sempre molto contenti di avere ospiti. Io sono felice perché dico, meno male, c'è un'altra donna, non sono sola. E pesci acquario funziona, però l'acquario ha una cosa che è un po' tuttologo, adesso non so se tu è tuttologo il tuo. Allora, devo dire la verità? No. Magari avrà un ascendente diverso. No. Bene. L'unica cosa che secondo me è poco romantico. Una caratteristica dell'acquario che diciamo spesso è che comunque tende a essere un po' distaccato, un po' più razionale del pesce, che è un sognatore. Esatto. Il pesce vuole essere portato, e poi acquario, con i cavalli marini, la parola acquario è libertà, non ce lo dimentichiamo. Sì. Però bene, allora, attrice, mamma, attrice, e poi vabbè, ovviamente influenza in questi ultimi anni sui social, qual è la cosa che ami più fare? La mamma è va bene. Però in realtà l'attrice, nel senso che influencer mi sono dovuta un po' adattare al mondo del social, diciamo. Dico la verità, perché ovviamente il Grande Fratello, vuoi o non vuoi, ti mette nelle condizioni di doverti un po' aprire a questo mondo. Certo. Che io amo e odio. Ah, ecco, vedi? Ok. Vedi? Perché insomma l'esperienza al GF è stata un'esperienza molto forte, soprattutto poi una volta uscita a livello social è stato anche un po' disturbante, esatto, se vogliamo tutto usare molto, tutto molto forte, anche il dopo. Quindi con i social ho avuto un rapporto molto difficile all'inizio, perché non ero abituata ad avere tutta questa attenzione, comunque con tutto questo movimento anche di commenti, di critiche che ci sta. Certo. E quindi mi sono dovuta abituare, ho fatto un po' fatica. Però ti devo dire che piano piano adesso ho trovato il mio equilibrio, sono arrivata insomma a un giusto compromesso. Condivido ma non troppo. Bene, vedi, mi piace questa condivido ma non troppo, mi piace. Condivido ma non troppo. Allora, ci ascoltiamo Nelly Furtado, poi torniamo con Nicole, perché vogliamo sapere due o tre cosine sul GF e poi ovviamente l'ultima esperienza, le ultime esperienze, perché ormai sono diversi anni che stai facendo questa serie pazzesca, che tra l'altro va in onda, se non sbaglio, il periodo di Natale su Italia 1. Sì, adesso in realtà dovrebbe uscirne uno a breve e poi uno a dicembre. Diciamo tutto subito dopo Nelly Furtado, restate là.
Comunque lei era una gran figa, lo diciamo ufficialmente, ma lei chi? Nelly Furtado, ragazzi. Pensa proprio così poi, eh? Lei era veramente una gran figa. Assolutamente. Bello. Sì, questi erano gli anni 2000-2006, quando lei, vabbè, era proprio in hype totale. Nelly Furtado, Promiscuous, con la produzione di Timbaland. Siamo in diretta su Radio Roma, c'è Nicole Murgia, ospite al Drive Time oggi. Com'è fare il Grande Fratello? Subito, così, diretto. Strano. Diciamo cose belle e cose brutte. Allora, ma le cose belle in realtà è che tu è come se fossi un po' in vacanza. Ah, ok. Cioè, come quindi, se tu facessi un mega campo scuola da grande, da quindi cresciuto. Quindi alla fine un po' ti rilassi pure, cioè ti diverti pure. No, io mi sono divertita tantissimo, è stata un'esperienza molto divertente. Lato negativo, un bagno solo in 25 persone, questo un è un bagno grande solo, lato cioè, negativo della casa. Non è diviso donne e uomini? No. Non ce ne sono due? No, cioè un bagno solo. Questo è un problema, e questo sì. Questo è un grande problema. E cavolo, sì. E quindi è stata una delle prime cose che ho detto, come un bagno? Io ero convinta, ovviamente, venendo per da le fuori, donne ma e per no, gli uomini, sì, certo, ho un bagno solo. E dormire la prima notte con una persona che tu non hai mai visto in vita tua, condividere il letto, cioè certo. Io, perché sono dei lettoni e tutti quanti per due dovete fare? Sì, più ci o sono meno. Delle camere che hanno i letti matrimoniali. Poi cioè, noi avevamo una camera enorme con un mega letto, dove poi io mi sono trasferita successivamente, dove dormivamo tipo in 4, in 5. No, un'occhiata incredibile. Però quello ci vuole già un po' più di confidence, cioè, certo, capito? All'inizio era tragedia. Tipo tu dormi lì nel tuo angoletto con il cuscino da una parte e pensi pure ma russerò. Io pensavo a quello, cioè mi guardano in diretta 24 se russo in una maniera incredibile, cioè non è bene, capito? E se russa lui? E se russa lui? Però se russa lui gli dà un calcione. Certo. Cioè quelle cose. Quanto tempo sei stata più o meno? Io alla fine ho fatto quasi 3 mesi. Tre mesi dentro una casa e là è proprio zero, stai lì, non neanche una boccata d'aria fuori il recinto. No, c'è il giardino, sì, c'è il giardino, cioè però questo poi giardino non... e poi basta. Però io mi sono divertita. Bene. Immagino Lele no, io che ho De Fratello con un bagno solo. Una settimana mi cacciano. Cioè, con un bagno solo. Mi te cacciano. Lo ricordi quello che faceva? Voglio le mie sigarette. Sì, le mie sigarette. Il Conte. Il Conte. Adesso lui farebbe: voglio un altro bagno. Lui farebbe così. Din Don, le ultime due che avete girato, 8 e 9, giusto? 8 e 9, sì. Come vi siete trovati? Come insomma il cast? Parlaci un po' di questa ormai esperienza. Noi siamo una grandissima famiglia. Perché insomma, quanti io... ne fate? Din Don. E io sono entrata al quinto, quindi dal Din Don 5. Però Enzo ha fatto mio padre su due altri film, quindi ormai è tradizione che Enzo farà sempre bello, mio padre. Perché dove lo trovo, sì. Lo trovo, lui fa mio papà. Però no, ormai ci conosciamo talmente bene da tanti anni, lavoriamo insieme da tanti anni, che veramente è tutta una grandissima famiglia. Bello. E quindi lavorare così rende tutto più piacevole, ovviamente. Poi le storie sono molto divertenti, è una commedia molto all'italiana. Senti, ma io so che quello si può dire, penso, che c'è Rocco Siffredi in una... cioè, certo. È di dominio, certo, pubblico. Però ancora non è uscita. Ancora non è uscito. Okay. Però c'è Rocco che fa Rocco. C'è Rocco, cioè, che fa Rocco. Che però, aspetta, non è che fa che Rocco. Senso? No, è ok, no, chiariamo così. No, chiariamo subito. Cosa Rocco è successo? È Rocco che è un regista, sì, di Rocco, cinema. Rocco. E Rocco. 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 E lui fa il ciao, regista, Nicole, di questo film. Rocco. Quindi, sì, noi facciamo il film nel film. Ma che film, però? No, non è quel film là. Ragazzi, state sereni, mamma, tranquilla, papà, non ti preoccupare. Va bene. E quando uscire? Sarebbe il 7, giusto? Sarebbe Din Don 7. Il 6. Sette. Il 6, perché ne avete girato 8 e 9. Ne abbiamo fatti 2. Noi abbiamo fatto 6 e 7. Quindi, okay, credo che quello di Rocco è il 6. Ok, e non si sa quando uscirà, non si può spoilerare. A breve. Quindi preparatevi, perché uscirà anche Din Don con Rocco. Uscirà Rocco 6. E i 6 fratelli insieme ai preti, poi esatto, diventa tutto anche blasfemo. Enzo Salvi, come si chiama nel film? Don Donato, giustamente, Don Donato. Va bene, facciamo un break. Torniamo tra poco con le battutacce e la MDM. Nicole Murgia, Lori, Lucas DJ, Lele Sarallo, questo è il Drive Time su Radio Roma. Da Supreme, Ili con Coez, in diretta su Radio Roma, mercoledì 22 maggio. Questo è il Drive Time. Voglio salutare il buon Andrea Menni e gli amici Millenari Production, che fanno i video di nascosto. La nostra Lori, Lucas DJ, ospite Nicole Murgia, che ci sta facendo insieme a Lori una puntata di Super Quark. Nel fuori onda abbiamo parlato di accoppiamenti vari tra gli aironi, tra le tartarughe, sì, e i pinguini soprattutto. No, cercavamo anche di capire la differenza, cioè perché alcuni animali, sì, alcuni animali hanno l'esigenza di andare con diversi animali, esatto, e invece alcuni animali
si accoppiano tra di loro e per rimangono sempre. Per sempre. Chi lo sa? Perché chissà. Ditecelo al 320-2393-833 in diretta se volete interagire con noi. Intanto è arrivato il momento delle battutacce di Saralli. Tra amici, puoi capire, sto malissimo. Purtroppo soffro di una grave malattia che mi impedisce di fare la dieta. Non riesco proprio. E che malattia è? La fame, si chiama così, la fame. Sono le freddure, quindi tu rimarrai così. Io devo ridere? No, rimarrai interdetta fondamentalmente. Okay. Allora... Allora, come finiscono le conversazioni telefoniche in tutto il mondo? I francesi, au revoir. Inglesi, goodbye. Spagnoli, adios. Italiani, ciao. Tu come le finisci? Carino. No, non volevo la. Volevi? Come le finisci? Dipende da chi c'è dall'altra parte. Se no, sì, ciao, un classico. Lo sapevate che se caghi 10 minuti al giorno sul posto di lavoro, alla fine dell'anno sarei pagato 40 ore solo per cagare? Wow, molti uomini saranno molto contenti. Dici perché ti pagano 10 minuti al giorno. Prima uscita tra loro due, c'è lei che lo raggiunge. Sono arrivata, aprimi al portone, ok? Fatto, sali. Qual è il tuo piano? Portarti a letto, credo. No! Ma viva la sincerità! Siamo giunti al termine di questa puntata prima della Out Chart. Io voglio ringraziare Nicole per essere stata con noi. Ma grazie a voi, ragazzi. Però c'è molto divertente, grazie. Bene, siamo contenti di questo. Bene. C'è un messaggio per te, un messaggio per Nicole. Ciao Niki, sono una tua fanpage, Nicole My Life. Vi potete salutare, ti voglio bene. Grazie, se potete far leggere, salutala. Un bacio, grazie, ma che carina, Nicole My Life. Si chiama Vitto. Ciao Vitto, ti vogliamo bene. Bene, allora c'è una chart, vero? Sì, se riusciamo a farla, perché non so. Sono curioso di sapere cosa ha scelto la nostra Lori. Che disco hai scelto oggi? La versione è quella celere, ovviamente. Lui è molto, molto in hype questo periodo, ma perché ormai è dappertutto, è in tutto il mondo. Uno dei DJ veramente più quotati al mondo. Sì. Lui è Jugel e questa è Funky Nasty. Ah, Jugel, yes. Io adoro Jugel. Ci ascoltiamo 30 secondi. E poi torniamo per i saluti. Alza il volume, Funky Nasty, Jugel su Radio Roma. Che poi ci sta bene anche Dancer and Dancer. Chi fa move? Allora, prima di salutarci, noi chiediamo a tutti i nostri ospiti, Nicole, sì, se c'è una cosa che ami di più di Roma. Se dovessi sceglierne una sola, però, so che non è facilissimo. Difficilissimo. Però, lo so, però ne puoi scegliere una sola che rappresenta Roma per te, che ti lega a Roma per te. Quale scegli? Vabbè, dai, due, allora due. No, una che mi viene adesso. Vai, così prima, molto, molto molto veloce è bere l'acqua dal nasone, cioè sì, dalla fontanella. Bella, okay, che questa bella cosa questa, mi ricorda tanto Roma, secondo me è questa Roma, è la prima che mi è venuta così, bravo, random. Presentano. E adesso tutti a bere l'acqua al nasone, no, subito, di gozza. Ciao, ragazzi, grandi. Ciao grande. Ciao Enrico. Signori, siamo giunti al termine di questa puntata 691 Drive Time. Domani, pensate, sarà la 692. Ah no, 692. Scusami, 692. E dopodomani sarà la 693. Mamma mia! Grazie! Vabbè, state grazie. Pensate, cioè, ragazzi. Diamo la linea alle news, dopo ci sarà il cattivissimo con Marco Rollo e Andrea Candelaresi. Grazie Lucas DJ, grazie Lori. Grazie Lele Sarallo e grazie Nicole. Grazie, Murgia, grazie. Ciao!